Riacceso il dibattito sull'intervista fatta da Antonio Di Cale e di Stefano di S Magazine a Fedez. Intervista che appunto non è mai uscita e che S Magazine ha dichiarato con un tweet che non è uscita in comune accordo con l'artista, quindi con Fedez. Aggiungendo poi in vari tweet che uno dei motivi principali era appunto una telefonata di Dargent Amico, scrittore di numerosi testi di Fedez, che a quanto pare si è lamentato della qualità dell'intervista e dei temi trattati. O meglio, questa era l'unica versione fino a qualche giorno fa. Se non fosse che Fedez, nelle sue stories, ha attaccato personalmente Di Cale, dicendo che in realtà secondo lui l'intervista era stata montata ad hoc da loro, ordinando un po' le cose per far sembrare quello che lui ha detto tutt'altro. Ha inoltre infatti detto che lui a Di Cale gli ha detto che l'intervista poteva essere pubblicata, però doveva essere messa in versione integrale e senza tagli. Ma non aggiungo altro e vi lascio i filmati, fatemi sapere poi con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio. Parliamo di S Magazine e parliamo di Di Cale. Io fino ad ora non ho parlato perché onestamente lo reputavo superfluo, ma a quanto pare non è così. Per chi non lo sapesse, io ho fatto un'intervista qualche mese fa in un teatro per quella che dovrebbe essere, quello che dovrebbe essere un magazine che parla di musica, per parlare del mio disco. E invece, da come avete potuto vedere per chi ha visto gli spezzoni, è stata una mini imboscata, un tentativo goffo di farmi un'inquisizione, non riuscita. E subito dopo avevo richiesto di pubblicare l'intervista senza tagli, senza editing, rispettando l'ordine cronologico degli eventi, con una scadenza. Scadenza che Di Cale non ha rispettato, e non si capisce il motivo visto che non doveva fare nulla al video, e in più mi arriva un video dove gli eventi cronologici non sono stati rispettati, quindi sono stati spostati. Andiamo avanti. Per farla breve, Antonio Di Cale, il magazine è tuo, chi ha deciso di non pubblicare l'intervista sei tu. A me non me ne è mai fregato nulla, sia che la pubblichi sia che non la pubblichi, facci quello che vuoi, perché per me quello che hai fatto è merda, sostanzialmente. E quindi per me, se vuoi farci dei murales con la merda o se vuoi tirare lo sciaccone, a me la vita non mi cambia. Io credo sia abbastanza utile questa intervista per far capire ai vostri lettori che cos'è realmente S Magazine. S Magazine non è solo un magazine che parla di musica, è una pagina il cui proprietario è a libro paga di alcuni artisti, quindi totalmente asservito a loro, e lo stesso proprietario cerca di riversare le sue simpatie e le sue antipatie per cercare di o buttare merda o elogiare in maniera imprescindibile altri artisti. Questo siete stati in passato, questo siete oggi e non dubito che lo continuerete ad essere pure domani. Quindi, caro Di Cale, continua così campione, fai quello che vuoi. E se però volevi cercare di sputtanarmi, una sola cosa, almeno in teatro potevi pagartelo tu e non fartelo pagare dalla mia discografica. Almeno. Vabbè, la cena te l'ho offerta io.